Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli. Buongiorno e benvenuti da Ryan Costello, consulente presso il Project Council Media. Siamo qui a Roma per la quinta edizione del workshop DAISY, che si occuperà dell'implementazione di la codifica predittiva, machine learning ed altre tecniche utilizzate nel e-discovery. Abbiamo qui con noi Enrico Francesconi, ricercatore presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica, uno organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Enrico, benvenuto e grazie per il tempo dedicatoci. Grazie, benvenuti a voi. Potresti parlarci di quali sono le principali attività dell'Istituto? Sì, dunque il nostro istituto, appunto l'Istituto di Teorie e Tecniche dell'Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si occupa di informatica applicata al diritto e all'innovazione nella pubblica amministrazione. Ha anche un'unità che si occupa di diritto dell'informatica. Il nostro istituto sostanzialmente è composto da personale giuridico e informatico e diciamo, sono prevalentemente ricercatori o personale amministrativo. Si occupa appunto di trattamento dell'informazione giuridica in genere per la modellazione del ragionamento giuridico, la modellazione della conoscenza giuridica e per facilitare l'accesso all'informazione giuridica su internet sostanzialmente. Posso chiederti qual è la tua storia dell'Istituto e di quale attività ti occupi maggiormente? Io ho iniziato a lavorare all'istituto che è noto come ITIG con il suo acronimo dal 2002 e mi sono occupato fin dall'inizio dello sviluppo del web semantico nel dominio giuridico. Il nostro obiettivo è quello di facilitare l'accesso alle norme utilizzando modelli concettuali che appunto consentono non solo di accedere alla informazione mediante parole chiave, ma anche per concetti e che quindi forniscono, diciamo, all'utente esperto, ma anche al cittadino, diciamo, un'informazione più precisa rispetto alle norme. Grazie. Enrico, questa è la quinta edizione del workshop DAISY, è parte dell'International Conference on Artificial Intelligence and Law, che si è tenuta questa settimana qui a Roma. Giunti al termine del lavoro, c'è qualche considerazione o attività di particolare interesse che vorresti condividere dopo questa settimana? Ma intanto posso dire che la conferenza ha avuto un buon successo, perché diciamo, ha praticamente nell'arco delle 14 edizioni, questa edizione ha avuto il massimo numero di partecipanti, da più di 20 paesi a livello internazionale, per cui diciamo, siamo molto soddisfatti dei risultati che sono stati ottenuti. Inoltre, a mio avviso, anche il programma era molto vario, si è trattato soprattutto di temi legati alla modellazione del ragionamento giuridico, sia a livello più teorico, più astratto, quindi della logica, delle norme, della logica diciamo, del ragionamento con cui i giudici prendono, diciamo, le loro decisioni, sia più a livello applicativo, quindi sistemi esperti, sistemi basati sulla conoscenza per favorire lo scambio dell'informazione su internet e per sviluppare, diciamo, applicazioni avanzate nell'ambito sia giuridico, parlamentare, ma anche in ambito giudiziario, per esempio. Enrico, grazie mille ancora per il tuo prezioso tempo. Grazie a voi e grazie a voi. Sono Ryan Costello per Project Council Media, grazie e arrivederci.